Cavalleria rusticana è un'opera in un unico atto di Pietro Mascagni, scritto sul libretto di Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Andò in scena per la prima volta il 17 maggio del 1890 al Teatro Costanzi di Roma con Gemma Bellincioni e Roberto Stagno. Viene spesso rappresentata insieme a un'altra opera breve, Pagliacci, di Ruggero Leoncavallo, con la quale è considerata una delle più rappresentative opere veriste. Questo singolare abbinamento venne proposto per la prima volta al Metropolitan Opera House di New York il 22 dicembre del 1893 e in Italia, due giorni dopo, presso il Teatro Politeama Reinach di Parma, e venne legittimato dallo stesso Mascagni che nel 1926 al Teatro alla Scala di Milano diresse nella stessa soirée entrambe le opere. Cavalleria rusticana veniva talvolta eseguita insieme a Zanetto dello stesso compositore. Fu in realtà la prima opera composta da Mascagni ed è certamente la più nota tra le 16 composte dal compositore livornese. Oltre a Cavalleria rusticana, solo Iris e l'amico Fritz sono rimasti nel repertorio stabile dei principali enti lirici. Il suo successo fu enorme già dalla prima volta in cui venne rappresentata al Teatro Costanzi di Roma, il 17 maggio del 1890, e tale è rimasto nel XXI secolo. Nel 1888 l'editore milanese Edoardo Sonzogno annunciò un concorso aperto a tutti i giovani compositori italiani che non avevano ancora fatto rappresentare una loro opera. I partecipanti dovevano scrivere un'opera in un unico atto e le tre migliori produzioni, selezionate da una giuria composta da 5 importanti musicisti e critici italiani, sarebbero state rappresentate a Roma a spese dello stesso Sonzogno. Mascagni, che all'epoca risiedeva a Cerignola, dove dirigeva la locale banda musicale, venne a conoscenza di questo concorso solo 2 mesi prima della chiusura dell'iscrizione e chiese al suo amico Targioni Tozzetti, poeta e professore di letteratura all'Accademia Navale di Livorno, di scrivere un libretto. Targioni Tozzetti scelse Cavalleria rusticana di Verga come base per l'opera. Egli e il suo collega Guido Menasci lavoravano per corrispondenza con Mascagni, mandandogli i versi su delle cartoline. L'opera fu completata l'ultimo giorno valido per l'iscrizione al concorso. In tutto furono esaminate 73 opere e il 5 marzo del 1890 la giuria selezionò le 3 opere da rappresentare a Roma. La Bilia di Nicola Spinelli, Rudello di Vincenzo Ferroni e Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. La vicenda dell'opera si svolge a Vizzini, un paese della Sicilia. All'alba di una domenica di Pasqua, nel paese s'ode una serenata dedicata a Lola, moglie di compare Alfio, un carrettiere. Pian piano il paese si sveglia e tutti si preparano per il giorno di festa. Lucia, madre di Turiddu e proprietaria di un'osteria, prepara il vino per i festeggiamenti che avranno luogo dopo la messa. Da lei si reca Santuzza, fidanzata di suo figlio. All'invito della donna a entrare in casa, la ragazza rifiuta, rivelandole un'amara verità. Turiddu la tradisce. Prima di partire per il servizio militare, il ragazzo si era promesso a Lola. Tuttavia il periodo di leva si era protratto e la donna, stanca di aspettare, dopo un anno si era sposata con Alfio. Al suo ritorno, per ripicca, Turiddu si era allora fidanzato con Santuzza, ma successivamente aveva preso ad approfittare dell'assenza di Alfio per riprendere una relazione clandestina con Lola.
Lucia non crede alle parole di Santuzza, ma il loro discorso è interrotto dalla processione iniziale della messa. Poco dopo arriva lo stesso Turiddu, che saluta la sua fidanzata. Questa, ormai esasperata, gli rinfaccia i continui tradimenti, ma lui dapprima nega e in seguito cerca di troncare con rabbia il discorso. La lite è interrotta dall'arrivo della stessa Lola, che provoca Santuzza cantando una canzone dedicata al suo amato. I due si recano insieme in chiesa, mentre Santuzza, al colmo della disperazione, scaglia una maledizione su Turiddu. Poi compare Alfio, che chiede a Santuzza dove sia sua moglie. Lei, incautamente, gli dice che ella è andata a messa con Turiddu e gli svela tutta la tresca, pentendosene immediatamente dopo. Alfio giura vendetta e fugge via. Poco dopo termina la messa e tutti si recano all'osteria di Lucia, dove intonano gioiosi brindisi alle gioie della vita. Torna Alfio, al quale Turiddu offre un bicchiere di vino. Questi rifiuta sdegnosamente e tutti comprendono che lui voglia sfidare il rivale a duello all'arma bianca. Le donne portano via Lola e Santuzza, mentre Turiddu, con la scusa di abbracciare Alfio, gli morde l'orecchio. Con questo gesto accetta la sfida. Turiddu sa di essere nel torto e si lascerebbe uccidere per espiare la propria colpa, ma non può lasciare sola Santuzza, disonorata dal suo tradimento. Dunque combatterà con tutte le sue forze. Alfio gli dà appuntamento a un orto poco distante per duellare. Turiddu si prepara al duello. Prima di recarvisi saluta Lucia, raccomandando di fare da madre a Santuzza se lui non dovesse tornare, e poi corre via. Lucia comprende solo allora quanto fossero vere le parole di Santuzza. Mentre le due donne si abbracciano, si ode un mormorio venire da lontano e poco dopo Lola urla che Turiddu è morto, gettando tutti nella disperazione. Dell'opera, l'intermezzo sinfonico collocato fra l'ottava e la nona scena è uno dei pezzi più popolari e grazie al suo carattere orchestrale interamente basato sull'uso degli archi ha avuto molta fortuna anche al di fuori del repertorio operistico. Basti ricordare che in ambito cinematografico ha fatto da sfondo a una delle più celebri scene della storia del cinema, quella nel film Il Padrino. È stato usato anche nei titoli di testa dei film Toro scatenato di Martin Scorsese o Il cavaliere di Lagardère di Philippe de Broca e nell'episodio Strane allucinazioni della popolare serie americana Ally McBeal. Il tema centrale è stato rielaborato anche in diverse canzoni, ripreso per esempio anche da Vasco Rossi nell'intro del Live 2007 ed è presente anche nella canzone Mascagni di Andrea Bocelli. È stata utilizzata spesso anche negli spot pubblicitari. Ricorderete quello di Ferrero Rocher, dell'Enel nel 2011 e della Team con Riccardo Muti nel 2020. Tra le migliori esecuzioni c'è sicuramente quella della Berlin Philharmoniker diretta da Herbert von Karajan con organista Wolfgang Meyer. Questa sera ascolteremo Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni con Giulietta Simeonato nel ruolo di Santuzza, Franco Corelli, Turiddu, Gian Giacomo Guelfi, Alfio, Maria Grazia Allegri, Lucia, Gabriella Carturan, Lola, coro e orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Dirige Gian Andrea Gavezzeni. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
lo scalpita, i sonagli squillano, schiocchi la frustaio. Soffi il vento gelido, ad ala con neve, fammi che cosa fa. Il cavallo scalpita, i sonagli squillano, schiocchi la frusta, oh! Schiocchi la frusta, schiocchi la frusta, oh! Hey, oh!
Oh,
Piacere vostro. Ahimè, che mai sarà?
Sentite, sia non tornare.